ancora 5. Siamo pronti? Ok, riprendiamo quindi il minuto, i 5 minuti di supplementari con le due squadre sul 60 pari. Rimetterà da metà campo Carzaniga per il capitano Zanchetta, Franco Bollato da Davide Terraneo, che ha perso la maniglia maledettamente di quel pallone. Lollo contro Mezzacqui, ancora per Darwish, contrastato molto bene da Giorgio, il capitano per il numero 12, che va in rotazione. Arresto e tiro di un ottimo giocatore, di un Mezzacqui molto bravo, e poi andiamo a recuperare il rimbalzo e amministriamo con Lollo. Ancora riceve da Nick Porro, Davide per Borghi in uno contro uno, va in sottomano, non realizza, però Nicolas Porro riesce a schiaffeggiare il pallone e buttarlo contro Darwish, e poi conquistiamo la rimessa dal fondo. Davide, sportellate, e poi fallo in difesa del numero 11, e sono due tiri liberi per Andrea Bosa. Due liberi di Bosa. Forza Boss, Andrea, primo, morbido, va dentro, 6-1, 6-0, 4-13 al termine. Secondo di Boss, ottimo secondo libero di Bosa. Ora gli avversari ripartono con Mezzacqui, il pubblico rumoreggia molto. Mezzacqui per il capitano per Darwish per Mezzacqui, ancora contrastato da Lollino, è chiuso fuori per Lairone, lo cura molto bene e poi però va a realizzare Emanuele Sirturi contro Nicolas, la braccia molto lunga, non ci può far niente, loro giocano a zona. Allora andiamo con Bosa, Nicolas, Lollo, arresto e tiro di Lollo, bombettina di Lollo che va finalmente a segnare. Lollo, bomba Lollo, si è svegliato, 6-5, 6-2, ottimo Lollo, finalmente il capitano per Mezzacqui, bomba, e va a realizzare, a rispondere alla bomba, Tommaso Carzaniga, 3-13 al termine, 6-5, 6-5, Davide, ancora Davide, prende il blocco Nicolas per Boss va in uno contro uno, butta avanti il pallone, è velocissimo, va in una fantastica mano sinistra a realizzare il 6-7-6-5. Lollo ancora contro Mezzacqui, poi Carzaniga cerca di servire Darwish per il biondo che si gira, Nicolas fa fatica a contrastarlo, non lo tocca, e quindi Nicolas Porro con la sua ottima difesa riesce a buttare fuori il pallone addosso a Sirturi e a riconquistare il pallone del possibile più 4. Vediamo Lollo, restituisce a Davide, ancora Lollo, regalaci un'altra bomba Lollo, finta la bomba, Borghi, uno contro uno di Borghi, Nicolas non tiene un rimbalzo stasera. Allora Nicolas che cura Darwish sotto, arresto e tiro che non va, Borghi riconquista il rimbalzo dopo una penetrazione un po' avventata di Carzaniga. Lollo, chiamo lo schema numero 1, Lollo ancora per Davide contrastato molto bene dal capitano, rubata, bomba, no, 5, 4, 1 contro 1, non buono il canestro, fallo del numero 9, del capitano, due tiri liberi per mister Davide Terraneo, è uscito il numero 6, Mezzacqui, buonissima la sua prestazione, ed è rientrato il numero 7, Willy Bruschi.
è fuori il primo libero di Davide, speriamo nel secondo. Forza Davide. Oh, fuori anche il secondo libero di Davide. Sprechiamo un'occasione e lasciamo ai ragazzi di Cernusco l'attacco. Bosa contro Willy Bruschi, arresta il palleggio, bravissimo Giorgio Borghi che va ad anticipare a 5 secondi dal termine contro Darwish, rimette la palla a Bruschi, rimette la palla a Bruschi, contrastato da Bosa, Darwish per Bruschi, ancora cambia l'uomo, arresto, stoppatona e poi tap-in che non va perché il tempo è scaduto. Abbiamo recuperato un ennesimo pallone, forza ragazzi. Ora Lollo chiama lo schema alto, Lollo per Davide per Lollo, gira fuori per Davide ancora, Davide in uno contro uno, la dà a Giorgione Borghi che scheggia il ferro e poi non riesce a riconquistare il rimbalzo. Altra occasione sprecata, 1-0-5 al termine del primo quarto, del primo termine supplementare, scusate. Il capitano Zanchetta, ancora Zanchetta contro Davide, Bruschi, sportellate di Giorgio Borghi con Darwish che cerca di girarsi, arresto e tiro molto morbido, realizza, 49 secondi, 67 pari, chiamiamo lo schema papero, sale Borghi a ricevere il pallone, spinto fuori, Davide per Lollo prende l'arresto e tiro, pressatissimo Lollo, Bosa 5, 4, 3, arresto e tiro di Bosa, scordinatissimo, ma realizza una bomba incredibile Bosa, grande Bosa, 23 al termine, 70-67, facciamo un fallo ragazzi, no, Nicolas invece interviene, è uscito fuori, quindi abbiamo gli ultimi 12 secondi da giocare con più 3 per i ragazzi di Basket Rovello. Il ragazzo di Cernusco ha messo il piede in fallo, è uscito col pallone in mano e quindi siamo riusciti finalmente ad avere un po' di respiro. Ora vediamo cosa ci inventerà l'allenatore di Cernusco per cercare di strapparci il nostro possesso, e vediamo Manuel cosa disegnerà per i nostri ragazzi per questi ultimi 12 secondi. Partita veramente non finisce mai. Rimessa, sarà la rimessa a lato per quanto riguarda i ragazzi di Rovello, che avranno 12 secondi di tempo. Finito il tempo, si gioca, forza ragazzi, diamo la palla a Lollo che ha ottima mano, si ricorreranno ai tiri liberi, al fallo sistematico, vediamo ora, sono in zona press, attenzione, sono in pressione, in super pressione, riceve la palla Lollo, fallo subito su Lollo, è passato solo un secondo, due tiri liberi per Lollo Lanzi, forza, Bosa sta indietro a curare Willy Bruschi, Lollo Lanzi il primo libero, più 4, bravo Lollo, 7-1-6-7, secondo libero di Lollino, è bravissimo, più 5, lasciamoli giocare, 8-7-6, una preghiera buttata fuori, 3 secondi, ragazzi è finita, riusciamo a conquistare una partita che era stata ampiamente dominata nei primi tre quarti dai ragazzi della pallacanestro di Cernusco, siamo riusciti ad acciuffare all'ultimo quarto, ora
ci vediamo tra 15 giorni, amici di Piero da Salonno. Buonanotte a tutti.